Benvenuti a ore 12, buona giornata a tutti voi, buon lunedì e buona settimana. Ricomincia una settimana in nostra compagnia, mia e naturalmente di Giovanni Falisto. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì 26 settembre, di nuovo in diretta fino alle 13.20 verso la prima edizione del nostro telegiornale. È stata una buona domenica, Cristina? Non tanto, ma sorvoliamo. Poi c'è un piacentino di fianco, Ma parliamone. Non ti voglio parlare. Vabbè, insomma, c'è stato questo derby Io del Po ieri. Io faccio appello a tutti i nostri telespettatori di Fede Grigio per Piacenza, vabbè, posso può capitare. Però no, sono contento che comunque è andato tutto molto bene, è stata una bella giornata di sport. Quello sì, è stato bello e sono state belle anche le coreografie allo stadio e tutto quello che è accaduto a parte il risultato. Vabbè, sorvoliamo, ne parleremo al Grigio e Rosso però questa sera alle 21 in onda in diretta con Eleonora Busi e Mauro Maffezzoni. Ci sarà il capitano Andrea Brighenti e chi se non lui proprio per parlare di questa sconfitta nel derby per 2-1. Non mi viene neanche, sai? Vabbè. Beh, io non saprei dire il nome di chi ha segnato per il Piacenza, è un francese. Tu Gordeau. Vedi come siamo poi a Piacenza, bene. Sono anche così, quasi esotici nei loro gol. Va bene, andiamo avanti, lasciamo perdere, se ne parlerà giustamente stasera di nuovo. E poi? E poi? È stata una domenica anche dedicata di volontariato. Sì. Possiamo vedere le immagini subito che ci portano in centro città ieri tra Piazza del Comune e Piazza Stradivari, dove appunto c'è stata la 25esima edizione della festa del volontariato, oltre 130 le associazioni presenti. No, le vedremo poi dopo. No, siamo rimasti al derby del Po noi. E vabbè, le mostreremo poi dopo poi nel corso della trasmissione. Giornata, insomma, vabbè, allora ne parlo dopo. Ne parliamo dopo. Non fare così, Giovanni, non fare così. Vabbè, allora ricordiamo chi avremo oggi ospiti. Avremo oggi ospiti, partiremo con il nostro spazio natura con Maria Cristina Bertonazzi, parleremo oggi di api e poi avremo Luca Zava ospite perché è riuscito a portare a compimento l'impresa delle 82 salite sul terrazzo, salite e discese, la sua maratona molto particolare tutta in verticale. Poi Giovanni? Ma era anche lui tra i volontari, quindi la festa del volontariato, perché lì insomma è una bella faticaccia. Allora poi andremo invece su una delle cime, anzi la cima più alta, oltre 3.000 metri delle Dolomiti di Brenta. Quindi nella zona diciamo di Pinzolo, la Cimatosa si chiama, dove è stato qualche mese fa diciamo riposizionato una piccola statua che appunto la Madonnina che c'è sempre stata, era un punto di riferimento per gli scalatori. Poi questa Madonnina era purtroppo si era staccata, insomma si era rovinata a causa del maltempo e adesso è stata appunto rimessa al suo posto e il protagonista di questa avventura è Tiziano Vidali, ci verrà a raccontare un po' che cosa hanno fatto e risponderà anche alle polemiche perché molti dicono che insomma bisogna smetterla di mettere continuamente sulle cime delle nostre montagne riferimenti, simboli più o meno religiosi. Staremo a vedere, comunque vedremo con grande piacere anche le immagini che ci portano su questa grande vetta alpina. E poi parleremo di scuola e di legalità, perché proprio in questo momento è in corso la presentazione di una nuova iniziativa che coinvolge un osservatorio che è stato costituito un paio di anni fa da una decina di scuole cremonesi, un centro di promozione della legalità, un progetto che si chiama Gli Occhi sulla Città, e organizzano per mercoledì dalle 19 alle 21 una pericena della legalità presso il cortile Federico II, proprio sotto al Torrazzo, e ci verranno a spiegare poi perché si è pensato di organizzare questa iniziativa. E poi avremo ospite Michele Cremonini Bianchi, autore del libro Uccidi anche me. Ne parleremo naturalmente con l'autore, cremonesissimo, come del resto il suo nome. Andremo a scoprire i contenuti di questo intrigante romanzo. A questo punto vedo già, a proposito di intrigante, ma anche così un po' di... un po' preoccupante. Perché intrigante? Preoccupante, non lo so, ma dai. Vedo una presenza oscura sul nostro divano, non so se vuoi darle la parola. Ma certamente, allora vado a raggiungere Nicoletta Tosato perché oggi riprende una nuova stagione di Cosa Bolle. Ti sei messa questa bella maglietta in onore di Cosa Bolle in ventola? La ciliegina sulla torta. La ciliegina sulla torta, buongiorno, ben ritrovati, avete un divano nuovo bellissimo. Sono invidiosa della tua forma, Nicoletta che rientra, ma è rientrata già da quasi un mese, diciamolo. Dopo la maternità e ha ripreso in mano anche il suo programma. I miei fornelli, amatissimi fornelli. Riparte Cosa Bolle in pentola questa sera, nuove puntate,
nuovi e vecchi amici, perché insomma siamo andati a trovare un po' di vecchi amici di Cosa Bolle in Pentola, ma scopriremo ovviamente anche tanti nuovi ristoranti e locali e tante belle ricette. C'è una novità quest'anno, Cristina? Allora, racconta. A parte, vabbè, questa sera siamo a Campagnola Cremasca, siamo tornati a trovare gli amici della Trattoria La Fortuna con Simone Livraghi, che è uno chef bravissimo, che ci ha preparato tre piatti eccezionali anche questa volta. Da quest'anno c'è la pagina Facebook. Quindi troverete, se prima dovevate annotarvi le ricette carta e penna, adesso con molta più calma potete visitare la nostra pagina Facebook Cosa Bolle in Pentola, dove troverete ovviamente dopo la puntata le ricette dei piatti che abbiamo preparato. Quindi ci vuoi raccontare cosa avete cucinato? Allora, ti posso dare qualche anteprima. Abbiamo un antipastino con dei funghi fritti, buonissimo, con tutto un sottobosco con la menta, insomma una cosa molto particolare. Poi invece un primo a base di scampo crudo con un cannolo fritto e della burrata con i pomodorini e basilico. E poi abbiamo fatto un dolce con una panna cotta. Una panna cotta con però dei cubetti di mousse a forma di Lego, insomma un piatto veramente carino. Quindi, senti, insomma, ma ti siamo mancati noi in TV per tutti questi mesi. Moltissimo, sì, ho fatto la mamma, però insomma il lavoro mi è mancato, certo. E anche sono Cosa Bolle. Cosa Bolle, esatto, però ho seguito e anzi ringrazio la nostra Silvia Galli che mi ha sostituito durante i mesi di maternità, che insomma ha portato avanti il nostro lavoro, è andata a trovare i nostri amici ristoratori. E allora, ormai 8:30, è sempre lo stesso orario. Cremona 1 sta riprendendo con la normale attività, quindi 8:30 Cosa Bolle in Pentola, Nicoletta Tosato, alle 21 il grigio e il rosso, con Eleonora Busi, Mauro Maffezzoni, ospite Andrea Brighenti, e poi alle 22 Tutti in campo, condotto da Giovanni Cardani, la trasmissione dedicata al calcio dilettantistico. Adesso, grazie, Nicoletta, Cristina, io ti lascio, ti abbandono perché devo andare a ricevere la prima ospite di oggi. Torna a trovarci come sempre il lunedì Maria Cristina Bertonazzi con il suo spazio Natura, e oggi un argomento sicuramente piacevole, che è quello delle api. Le api perché? C'è un motivo per cui abbiamo scelto oggi di parlare di api? Sì, perché in questa settimana c'è stato, si conclude oggi al Salone di Torino del gusto. Noi ci siamo stati venerdì abbondantemente con Silvia Galli. Si conclude oggi, dicevamo, oggi, al Salone e quindi gusto. C'è la Fondazione Slow Food che fra le sue tematiche appunto affronta la difesa delle api. Quindi le api che sono in serio pericolo per molti motivi, ognuno dei quali non è indipendente dall'altro, perché sarebbe molto più facile quindi trovare una soluzione, ma sono si intrinsecano fra di loro e quindi è un problema molto sentito. Per cui, al di là del discorso legato all'apicoltura, eccetera, io pensavo di affrontare attraverso delle immagini che vedrete che sono bellissime, e devo ringraziare un fotografo divulgatore che si chiama Luca Mazzocchi, che me le ha concesse molto volentieri, perché lui è titolare di un blog che è Il Mondo delle Api, e quando si parla di api lui è sempre contento perché si sensibilizza su qualcosa che è fondamentale anche per la nostra sopravvivenza proprio. Quindi io parlerò della vita delle api. Beh, questa è un'ape che si trova, cioè fossile diciamo, il ritrovamento di questa risale, cioè la sua sopravvivenza diciamo, la sua vita a 40 milioni di anni fa, quando le api erano ancora solitarie. Poi circa 35 milioni di anni fa le api hanno cominciato a organizzarsi in colonia, e quest'ape, che appartiene a un genere Lectrapis, è stato poi sostituito, si è evoluta e è comparso poi un nuovo genere che è quello di Apis, che è l'ape poi che conosciamo noi. Quindi questa slide invece vuole focalizzare l'attenzione che l'apicoltura, e quindi il rapporto fra l'uomo e le api, risale a tempi antichissimi. Questi sono geroglifici egiziani, e questo è importante per quale motivo? Perché senza le conoscenze che avevano su questi insetti, che sono per me prodigiosi, e però c'era già questo rapporto e non dobbiamo essere noi a distruggerlo, insomma. E, ecco, dopo incominciano le immagini sulla vita dell'ape, la vita negli alveari. Qui ecco, vediamo qua un alveare. E, perché la fatica di essere un'ape? Perché l'ape operaia, che in condizioni normali vive 40 giorni, comunque dopo che è sfarfallata passa, diciamo, attraverso una serie di ruoli
e dipendono dalla sua età. Per cui i primi giorni è una funzione, poi è un'altra funzione, fino alla funzione definitiva che è quella di ape bottinatrice e che è fondamentale appunto per il discorso che noi facciamo. Perché Slow Food si è impegnato nella difesa delle api? Perché questi pesticidi che vengono utilizzati per la concia dei semi, che sono stati per 2 anni proibiti, adesso si vedrà se verrà, diciamo, se continuerà questo divieto, sono proprio dannosissimi per le api, tanto che si è stimato che in Europa il 20% degli alveari è diminuito, forse anche un po' di più, e negli Stati Uniti 30-40%. Quindi è un campanello d'allarme che noi non dobbiamo sottovalutare. Ecco, questa ape, che è l'ape regina, cosa sta facendo in questo momento? Sta ispezionando le celle per deporre le uova. E in che modo le ispeziona? Le ispeziona sia con le antenne, e tutti pensano, no, i sensili, cioè gli organi di senso degli insetti, si trovano sulle antenne, ma in alcuni casi si trovano, a seconda delle specie, o sul corpo o sulle zampe. In questo caso lei tamburella con le zampe anteriori per vedere se la cella è a posto, se non ha problemi di pulizia, se non ha, diciamo, fratture, cose di questo tipo. Inoltre è in grado anche di individuare le dimensioni delle celle, perché in celle di dimensioni maggiori vengono deposte le uova non fecondate, che daranno poi origine ai maschi, cioè ai fuchi, mentre in quelle di dimensioni più piccole, fecondate, daranno origine poi alle femmine. E di queste femmine la maggior parte saranno api operaie, appunto, che verranno nutrite nei primi 3 giorni con la pappa reale e poi con la pappa larvale. E quindi proprio una diversa, una diversa vita. Un mondo, no, sempre regina. Quello meraviglioso, sì. No? Ecco, poi vedremo appunto, ecco, qui sta deponendo l'uovo e ci sono poi delle altre immagini in cui vediamo che ci sono le ancelle della regina, che sono delle api operaie, che sono al loro secondo ruolo, diciamo, che è quello di nutrice, di ancella della regina, la circondano, quindi la nutrono. Esiste la quindi anche una gerarchia, ma anche una meritocrazia, questa, per cui dopo si passa anche di livello, quindi. No, questa è una casta. Cioè proprio un discorso, non so, ad esempio, mentre nei cervi, nei topi, sì, no? L'ultima volta mi ha parlato di topi, c'è proprio un discorso di lotta all'interno di una comunità, chiamiamola così, dove il più forte riesce a raggiungere a un ruolo, certo, maggiore. Nel caso invece delle api, questi insetti sociali, c'è proprio una casta per cui la regina è quella che deriva dalla larva nutrita dalla pappa reale, in una cella particolare che poi vedremo, che ha una forma di ghianda di dimensioni molto più grandi. Queste sono le uova che sono deposte nelle celle, vediamo la precisione, no? Non si spreca niente nell'alveare, proprio anche le celle di forma esagonale che creano proprio una superficie funzionale al massimo per non perdere nessuno spazio. E dalle uova poi, come vedremo, ci sono le larve, qui vediamo nella slide un uovo e una larva, che hanno, poi nelle slide successive si vede, intanto appunto le racconto, dimensioni diverse, e perché raggiungono un grado appunto di maturazione diversa. E la cosa importante qual è? Che quando la larva diventa matura, viene, le operaie le chiudono con un opercolo di cera che loro stesse producono, e quindi in attesa dello sorfallamento che poi vedremo. Andiamo avanti a vedere. La larva, ecco, qui c'è una nutrice che sta appunto nutrendo le larve, così, e si vede molto bene perché c'è questo rapporto proprio molto specifico, derivato sia dal ruolo e soprattutto dall'età che l'ape ha in questo momento. E ecco, qui vediamo, no, proprio le celle che sono chiuse, e poi vedremo una cosa che è incredibile, perché ecco, vediamo questo, no, che è uno stadio di prepupa praticamente. La pupa è uno stadio in cui l'intervallo fra la larva, chiamiamolo così in termini più semplici, e l'ape che sfarfalla e l'adulto. Se noi notiamo questa macchia gialla, questi sono gli escrementi, perché le api non sporcano le cellette, per cui trattengono i loro escrementi, quindi l'alveare, cioè è proprio, viene definito l'ideale, super l'organismo, sì, perché sì, è tutto, diciamo, perfetto. Un mondo ideale. Non interveniamo noi. Ecco, questo è lo stadio successivo, e poi vedremo appunto l'operaia che sfarfalla, che esce, emerge, e quindi nel primo periodo, pochissimi, forse un giorno neanche, si nutre, dopodiché incomincia il suo lavoro, che è quello di ape spazzina. Qui emerge, la vediamo dalla cella,
i suoi tegumenti e anche le sue ali sono ancora molto umidi, per cui ha bisogno di essere a contatto con l'ambiente esterno dell'alveare, non della sua celletta, eccetera. Questa è la cella della regina e vediamo che è di dimensioni molto maggiori. La cosa, ecco, l'operaio diventa a spazzina, quindi incomincia a pulire l'alveare. Quindi quello che noi abbiamo visto prima, no? Del fatto che la regina andasse a verificare se le cellette erano pulite, diciamo, è opera di queste api che sono le api spazzine. Dopo qualche giorno le api spazzine diventano api nutrici, come noi vediamo, e hanno il compito che dicevamo prima, di nutrire le larve, eccetera. A mano che il tempo passa, assumono ruoli diversi e quindi possono diventare api magazziniere e quindi dalle api bottinatrici che ritornano trasformare, diciamo, il nettare in miele e quindi immagazzinare poi miele e polline che servirà sia per l'alveare, poi quando, non so, per gli apicoltori lì c'è un discorso diverso perché poi è un discorso applicativo di rapporto appunto fra l'uomo e l'ape. Ecco, e qui noi vediamo che ci sono queste api. Mentre le api magazziniere, no, curano il nettare, diciamo, questa è un'ape ventilatrice che con le sue ali tende proprio a creare un ambiente idoneo alla evaporazione dell'acqua nel miele, per farlo cristallizzare un pochettino, diciamo. E questa è una fatica enorme, perché la ventilazione da parte delle api è una fatica incredibile. Inoltre questa fatica è anche tradotta in altri comportamenti, cioè quando ad esempio c'è caldo, loro con questa ventilazione tendono a riportare la temperatura ottimale che è intorno ai 37 gradi. Quindi si occupano loro acqua, dell'aria condizionata e l'intensità è talmente forte che può piegare la fiamma di una candela, perché proprio loro si mettono per raggiungere questo scopo. Che la loro comunicazione è una comunicazione di tipo chimico e quindi sanno cosa devono fare nel momento in cui devono farlo. E poi il miele, appunto, prima l'abbiamo visto un'immagine che è molto più chiaro, dopodiché assume la colorazione ambrata che noi poi le sfumature variano dai fiori, eccetera, che vanno ad impollinare. Ecco, anche qui il miele sono quando è pronto. Sono bellissime anche queste immagini. Sì, proprio lui è veramente molto bravo. E poi molto sensibile, perché al di là della bravura c'è questa sensibilità di chi lo fa che conosce profondamente le api. E quindi il messaggio che ci dà un'immagine di questo tipo poi secondo me è diverso da chi invece vuole ricreare solo l'immagine bella, no? E invece qua è molto di empatia, secondo me. Ecco, queste invece sono le api guardiane, le api guardiane che anche loro svolgono un ruolo insieme alle api ventilatrici, quindi c'è sempre una sovrapposizione di cioè non dello stesso ape, ma età diverse, compiti diversi. E in questo caso, ecco, che poi d'inverno parleremo cosa fanno d'inverno queste api ventilatrici, che anche qua è un comportamento che noi non riusciamo a immaginare. Ecco, qui invece sono le api architette che si mettono tutte vicine fra di loro per creare la struttura di quello che diventerà il favo e che poi viene costruito con la cera che viene secreta da ghiandole che si trovano all'estremità dell'addome e poi viene modellata. Ecco, qui vediamo bene le api guardiane dall'idea della minaccia, secondo me, che appunto difendono l'alveare. Lo difendono nei confronti di fuchi, che oramai quando hanno svolto, qui è questo il fuco che viene proprio buttato fuori dall'alveare perché non ha più alcuna funzione. Il fuco si riconosce al di là delle dimensioni più massicce, però anche da questi occhi composti che sono molto più sviluppati rispetto alle altre api perché devono individuare la regina, quindi è un adattamento. E poi anche le api saccheggiatrici, come in questo caso, che entra un'ape magari appunto per un intruso, una vespa in alcuni casi, eccetera, estranea all'alveare e quindi loro la fanno fuori, diciamo. Però se le dimensioni dell'intruso sono esagerate, allora con il propoli, che è un antibiotico, praticamente un antivirale, loro, le api cosa fanno? Tolgono le parti molli, cioè le svuotano, e poi creano le imbalsamano praticamente, no? Le fanno diventare delle mummie, e comunque ricoprendole, diciamo, di propoli, fanno in modo che non ci siano batteri dannosi alla popolazione, all'alveare stesso.
Quindi utilizzano l'antibiotico naturale per proteggersi. Per proteggersi. Questa invece è l'ape che ha già raggiunto 18 giorni di età e quindi incomincia a esplorare, fa i primi giri di esplorazione intorno e al 21esimo giorno diventa l'ape esploratrice che appunto raccoglie il nettare, il polline oppure la melata. In questo caso noi diremo che è un miele di melata e non un miele di fiori e poi l'acqua utile per l'alveare. E come fanno a comunicare la posizione? Cioè, Carl von Frisch ha vinto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia, lui era un etologo, però è stata la prima volta che è stato attribuito un premio Nobel per i lavori dedicati al comportamento animale e ha scoperto il linguaggio delle api. E tutti conoscono appunto dai suoi studi la danza dell'addome, la danza circolare e attraverso questa danza le api danno informazioni ai membri della colonia dove si trova la fonte nutritiva del nettare. E quindi però ci sono altre due danze che secondo me sono molto belle e spesso non vengono menzionate, che sono la danza della gioia, quindi le api hanno una danza particolare, quasi una frenesia, perché deve nascere una nuova regina oppure perché hanno avuto un bottino molto proficuo oppure la danza del massaggio si chiama perché durante magari quando le temperature leggermente si abbassano le api guardiane vengono massaggiate perché sono intorpidite, quindi dà proprio l'idea di questa divisione dei compiti molto molto precisa. Ecco, prima era l'immagine in cui raccolgono la melata e qui l'acqua in un abbeveratoio che è utile appunto anche per l'alveare, no? Per far, fra virgolette, sudare l'alveare se le temperature all'interno sono troppo calde e non bastano le ventilatrici. Ecco, adesso appunto che incomincia a arrivare la stagione, ecco qui la bottinatrice che ritorna e attraverso un contatto che poi vedremo si chiama trofallassi c'è il passaggio sia di cibo, quindi attraverso il nettare, loro l'odore del nettare sanno capire di quale fiore si tratta e poi attraverso le antenne danno anche comunicazioni di tipo chimico, ad esempio anche la regina quando è circondata dalle ancelle tutte le api hanno un tipo di comunicazione attraverso le antenne, per cui ad esempio se in inverno la regina dà una comunicazione che non devono essere costruite celle reali, a seconda delle dimensioni dell'alveare queste non vengono perché tutti recepiscono, no, questo messaggio chimico, ma se la popolazione è molto densa, a non tutte le api magari arriva questo messaggio, questo feromone, e allora alcune le costruiscono. E questo è un po', diciamo, il momento in cui poi nasceranno delle nuove regine e quindi quella vecchia sciama alla nascita di quella nuova. E probabilmente questo si verifica perché la popolazione è talmente densa non arriva il messaggio e nello stesso momento forse il messaggio è anche quello, costruiamo e separiamoci, come a volte capita. Abbiamo intravisto un'immagine. Questo è il mondo senza le api. Quindi cosa servono? Ecco, attraverso le api noi possiamo veramente avere a disposizione tutti questi prodotti con l'impollinazione. Sono importantissime proprio. Senza api vediamo proprio la differenza, la mancanza di biodiversità anche alimentare che noi non dobbiamo avere. Ecco, questo è una, diciamo, speriamo di non arrivarci mai. Questo è un articolo di Repubblica di qualche tempo fa. Sì, gli uomini in Cina che andavano a impollinare proprio perché in seguito a cambiamenti climatici, anche inquinamento, diciamo, deforestazione, eccetera, hanno spazzato via il 95% degli alveari delle campagne, quindi a quel punto sono stati inventati questi uomini ape per riuscire e quindi ad impollinare. Di non arrivare a questa, e quindi grazie a Slow Food per questo continuo, diciamo, ricordarci un discorso. Ecco, io ho concluso con queste immagini perché questo è un frutteto di ciliegi, sarebbe sempre molto bello nelle nostre campagne quando andiamo a vedere immagini proprio di questo tipo. Quindi gli alveari accanto ai frutteti in fiore. Vuol dire che avremo ancora le ciliegie o altre cose, insomma. Allora, grazie professoressa Maria Cristina Bertonazzi, grazie anche per il messaggio che abbiamo lanciato oggi, che è importantissimo, importante, legato proprio al mondo delle api. Ci vediamo lunedì prossimo. Grazie. Noi ci fermiamo per qualche istante, tra poco.
Sono quasi le 12.30 di questo lunedì 26 settembre, adesso abbiamo la possibilità per tutti gli appassionati, e sappiamo che sono tanti, di parlare di montagne, di alta montagna, e lo facciamo con un grande appassionato, un grande esperto, Tiziano Vidali, che è tornato a trovarci. Buongiorno Vidali. Buongiorno a tutti. Allora, da quanti anni ascende le vette? Beh, visto che gli anni passano, saranno 45 Osteria. Anni che cammino più o meno verticalmente, è molto in orizzontale. Così. Sì, certo. Senta, ma vette insomma, di un certo peso che è riuscito a raggiungere? Beh, la Aconcagua, che è la più alta del Sud America, e parecchie cime, sono innamorato un po' del Sud America, sì, eh. In Sud America, e poi il parco giochi più bello del mondo a livello alpinistico, che sono le nostre Alpi. Le nostre Alpi, un po' tutte. A proposito delle nostre Alpi, oggi Tiziano Vidali è venuto a raccontarci di una piccola avventura che qualche tempo fa lo ha visto protagonista, un'avventura che ci porta alla cima Tosa, che è la più alta tra le cime delle Dolomiti di Brenta, oltre 3.000 metri. 3.173. Ecco, 3.173, giusto per inquadrare meglio, diciamo che è nella zona tra il lago di Molveno e Pinzolo. e questa cima Tosa, insomma, era caratterizzata da tanti anni dalla presenza di una Madonnina, che ovviamente dopo decenni probabilmente ha resistito alle intemperie per tanto tempo e poi insomma ha ceduto. Però rappresentava comunque per tutti gli appassionati che appunto arrivavano in cima alla Tosa un punto di riferimento, e insomma spiaceva non avere più questo punto di riferimento. E quindi appunto Tiziano Vidali ha pensato insieme ad alcuni amici di ripristinare insomma questa statua della Madonnina, è così? Assolutamente. Tra l'altro stiamo sentendo, scusi, sì, sono distratto, che stiamo sentendo i Led Zeppelin con Stairway to Heaven, sì, che giustamente ho utilizzato per questo, sì, filmato, che ci mostra veramente immagini splendide, e ci mostra le immagini di questa avventura, cioè lei insieme ai suoi amici colleghi che appunto arrivate sulla cima Tosa e reinstallate questa statua. Questa Madonnina, sì. Mancava veramente. La cima Tosa, c'è una piccola arrampicata sulla via normale, poi sono tutte vie molto importanti, ha fatto la storia dell'alpinismo. Uh-huh. E arrivare su e non vedere più quell'immagine che era al di sopra del religioso, che ci accoglieva, a cui ognuno lasciava un pensiero, di cose, sembrava orfana, mutilata di qualcosa. Poi, a furia di non vederla, mi sono detto, ma perché? Perché non ripristinarla? Ho preso foto vecchie di altre salite della cima Tosa, sono riuscito a recuperare una Madonnina uguale, e il passaparola e i soliti amici fidati, abbiamo organizzato questa specie di piccola spedizione armati di trappano a batteria, tasselli, gli ho costruito un piedistallo in acciaio inox che, così per alzarla un po' dal sasso su cui era in origine, e siamo partiti, abbiamo passato 2 giorni bellissimi comunque, con questo spirito, e in questo spirito però c'era anche qualcosa di un po' profondo, cioè molti di noi, compresi alcuni amici che arrampicano, sono stati toccati da questo male del secolo che è il tumore, e fortunatamente ne sono usciti, cioè, usciti bene. E siamo andati in cima. Quindi siete andati in cima anche con questo obiettivo, no? Cioè reinstallare questa Madonnina, poi in realtà si è rivelato anche un pretesto per allargare il tiro e far partire una raccolta di fondi. Esatto, esatto. Una raccolta di fondi da destinare al centro per la ricerca sul cancro. Però è stato bello ricordare là in cima poi tutti, presenti e non, che ci guardavano magari più dall'alto di dove eravamo noi. Ma questa, la precedente Madonnina era caduta per il maltempo, o c'è stato qualche atto vandalico? Allora, non lo so, una Madonnina cementata su una cima così, tra l'altro di forma chiaramente affusolata, per cui a livello di resistenza al vento ininfluente, può essere stata, non voglio pensarlo, però scalciata, buttata giù, certo. ormai sta nascendo tra un po'. Venne posata, credo, da un altro grande alpinista. Giuliano Stengel, che la portò su con amici, con l'intento anche lui un po' quasi votivo di dedicarla a qualcuno scomparso
Giuliano Stenchi, tra l'altro molto religioso, certo, una carissima persona. Ha fondato anche un'associazione che si chiama Serenella, che era la moglie. Era il nome della moglie scomparsa, esatto, appunto per una malattia, e quindi anche Stenchi, insomma, si dà da fare per raccogliere fondi. Esatto, un altro personaggio strepitoso, più come uomo che come arrampicatore, e già come arrampicatore è uno dei più grandi. Certo, è sicuramente uno dei più esperti, uno dei più noti. Ha ricalcato la sua classe poi nel sociale, nel quindi umano. Insomma, grandi amanti della montagna, grandi alpinisti e anche grandi altruisti, verrebbe da dire. Penso che debba venire un po' a tutti, quando man mano che passano gli anni non esistiamo solo noi, abbiamo un mondo che ha bisogno anche di una parola, di un sorriso, di pensieri, ecco, contano molto. Da questa iniziativa poi lei ha ovviamente realizzato anche un filmato che stiamo in parte vedendo, e insomma speriamo che appunto questa vostra iniziativa sia anche di buon auspicio. Tra l'altro bisogna anche sottolineare, adesso tra un po' la famosa Madonnina, ecco, la stiamo vedendo alle vostre spalle, bisogna sottolineare però che da qualche tempo è partita un movimento da Mountain Wilderness che mette in evidenza come sulle cime anche italiane la presenza di questi simboli più o meno religiosi, di queste croci, cioè, sia un po' eccessiva. Cioè, questo movimento dice attenzione che la montagna viene usata come palcoscenico di ambizioni personali o di gruppo per imporre convinzioni religiose, marcare il territorio con un proprio segno inconfondibile. Cioè, sono piuttosto, insomma, come dire, arrabbiati, un po' virulenti. Questa associazione qui è contraria a questi simboli. Trovo giusto che ognuno manifesti la contrarietà a simboli o cose del genere, però ormai l'80, il 90% delle croci, piuttosto che statuette, fanno parte della storia delle montagne. Una montagna spesso è identificata con quell'immagine. Quindi va al di là, dice, di un simbolo religioso. Ma penso la prima croce che era stata portata sul Cervino fu di un papa lì nell'Ottocento che la volle issarla per sconfiggere il bolscevismo che stava nascendo. Però vabbè, ogni tempo ha le sue guerre e le sue crociate. Adesso come adesso, una crociata o energie, per come la vedo io, per togliere, distruggere croci o simboli sulle montagne che sono lì da 200 anni e che non sono a livello anche visivo devastanti o inquinanti. Penso, io utilizzerei le mie energie, le mie forze, sì, verso altre battaglie, se si possono chiamare così. Le battaglie sono altre, quelle per difendere la montagna, non sono quelle... E per difendere la natura, perché non sono né inquinanti, certo. E l'impatto non è per nulla. Dalle nostre immagini adesso dovremmo proprio vedere la fine di questa del momento in cui la Madonnina poi è stata collocata in maniera definitiva, non so se arriveranno, sì, fra poco. Che poi abbiamo lesinato il peso nello zaino, abbiamo lasciato giù la batteria di scorta, ho detto ma sì, tanto sono tre buchi da fare, al secondo buco è fissata con tre buchi, tre tasselli che tengono 2800 kg, per cui resterà lì. E il trapano ha cominciato a dare segni di sconforto, per cui tutti lì già... Il trapano rischiava di mollarvi. No, perché abbiamo lasciato giù la pila di scorta, ha detto ma sì, tanto per tre buchi, invece qualcuno ci ha messo la mano e è riuscito a fare... Ah, quindi è arrivato un aiuto dall'alto che ha fatto girare il trapano. C'è stato anche un po' di suspense sul... Insomma, sarebbe stata un po' una delusione. Va bene. Tra l'altro io voglio approfittare della presenza di Tiziano Vidali qui con noi per tornare su una rassegna che è sempre estremamente suggestiva. È la nona rassegna film di montagna che partirà anche quest'anno, ecco, lo vedete in questo momento, al Teatro Filodrammatici a Cremona con ingresso libero e gratuito. Il primo film è annunciato per il 7 novembre. Tanto sono tutti film che hanno partecipato alla Trento Film Festival. Sì, la più importante rassegna di film di montagna, d'avventura e di cultura inerente a questa Quindi in materia. Primavera a Trento si ritrovano, certo, questi grandissimi nomi, grandi appassionati di montagna per godersi questi filmati. Sì, e Trento in Trento si vive un'atmosfera meravigliosa, ogni via c'è un convegno, la presentazione di un libro, e per gli amanti c'è anche il fatto che si incontrano i grandi alpinisti dal vivo,
Quindi vabbè, è un certo. po', ed è un po' emozionante. Ma vediamo allora i trailer. Iniziamo proprio con il primo film che partirà proprio il 7 novembre. Tra l'altro, ragazzi, è proprio un film la cui trama è incredibile. È vincitore dell'Agenziana d'Oro al Trento Film Festival ed è un film molto duro, mi verrebbe da dire, dalla trama, perché possiamo iniziare a vedere il trailer. È un film che praticamente si domanda: è possibile conciliare i rischi dell'alpinismo con la scelta di diventare genitori? Ma soprattutto è giusto decidere di affrontare situazioni potenzialmente pericolose, molto rischiose, mettendo a rischio la propria vita nel momento in cui c'è un figlio a casa che aspetta? Ebbene, la regista di questo film, intitolato K2 Touching the Sky, decide di affrontare questa domanda invitando, pensate, un gruppo di persone accomunate dall'aver perso durante l'infanzia un genitore sul K2. La montagna si mostra qui come luogo ultimo in più sensi, sia come limite estremo a cui tendere, sia come luogo conclusivo di un'esistenza. E questo appunto è uno dei film premiati. Insomma, tema veramente... Tema, perché si pensa sempre all'alpinista forte, intrepido, e dietro comunque qualcuno ha bisogno di un papà più che di un eroe. Magari un adolescente, un bambino, non è l'importante penso sia la sua presenza, non con questo che voglia dire che uno non deve andare in montagna, non rischiare, però è stata grandissima la regista di toccare questa realtà. Beh, è un tema, sono scelte che dividono molto, quindi uno dice: attenzione, tu sei un genitore, devi essere responsabile, non è che puoi fare così, andare in giro per il mondo a rischiare la vita perché tuo figlio potrebbe restare orfano. Sì, è da discutere veramente fino in fondo, e soprattutto anche magari con le compagne, con le mamme, perché oltre un figlio hanno anche una mamma, cioè c'è un nucleo familiare che, se viene a mancare una parte molto certo. forte, può risentirne poi per tutta la vita. E allora K2 Touch in the Sky il 7 novembre al Teatro Filo a Cremona. Il secondo film invece sarà proiettato la settimana successiva, il 14 novembre, e si chiama Onekotan, non so sì. Onekotan è giapponese, sarà sì. Onekotan, The Lost Island. Anche in questo caso, insomma, è una cosa, lo vedete già dalle immagini, veramente entusiasmante. È appunto questa isola, Onekotan, un nome che forse non dice tanto. È una piccola isola nel mare di Okhotsk, nell'Oceano Pacifico, tra la costa orientale della Siberia, la penisola della Kamchatka e la costa settentrionale dell'isola di Hokkaido, appartenente al Giappone. Un tempo era appunto sotto il dominio nipponico, ora invece è un'isola russa. Ebbene, è un'isola molto particolare perché c'è un vulcano altissimo e dove si può andare a sciare, di fatto. Quindi ci sono questi disgraziati che si arrampicano su questo vulcano e poi decidono di scendere. Insomma, anche questo è veramente un'avventura, veramente ai limiti, no? Vedete un po' questo vulcano. Insomma, un diciamo posto che fantastico. Non c'è il posto di polizia o dei carabinieri che può aiutare. No, non no. ci sono impianti di risalita, non c'è proprio assolutamente nulla. Ancora una volta la sfida della natura. Il 14 novembre, Onekotan, The Lost Island. E poi il terzo e ultimo film che vi vogliamo presentare sarà proiettato il 21 novembre, si intitola A Line Across the Sky, e in questo caso invece ci porta in un posto che lei ama molto, ci diceva sì, prima, Sud America, in Argentina. La Patagonia. Sono proprio in uno dei posti più belli del mondo. Montagne tra l'altro scoperte a livello alpinistico molto tardi per inaccessibilità, con non altissime alla fine, però partono da 800 metri, per cui le pareti lì ci sono, pareti, trovare 2000 metri di parete è una cosa quasi comune. Ecco, e questo film racconta di un'avventura a lungo considerata impossibile e effettivamente tentata da pochissimi intrepidi, cioè la traversata di tutte le creste maggiori del gruppo del Fitzroy, che ha alimentato per decenni le fantasie più audaci degli scalatori diretti in Patagonia. Quindi c'è appunto questo tentativo di infilzare, no? di toccare tutte le cime più alte di questa zona. È stata una cavalcata, l'ho visto a Trento il film subito sì. e mi ha fulminato. Dice: ci voglio andare anch'io. Beh, no. Sì, ci sono andato, ma
ho fatto la traversata però sul sentiero, alla base delle pareti. E non, per certo, cui, non in vette, diciamo. No, cose da sono altri... sei cime per una lunghezza di oltre 6 km, sì, con un dislivello di quasi 4.000 metri. Solo pochi anni fa era impensabile. Adesso la tecnica e la bravura di questi fuoriclasse ha portato in là, veramente molto in là. Ha spostato i limiti. Li ha spostati, ma di parecchio. Allora, un mondo questo che veramente ci porterebbe molto lontano, quelli degli appassionati di montagna, dei grandi alpinisti e soprattutto di queste cime incredibilmente suggestive. La nona rassegna film di montagna al Filo di Cremona il 7, il 14 e il 21 novembre. E così abbiamo approfittato della presenza di Tiziano, grazie, anche per annunciare questo nuovo appuntamento. Tiziano Vidali, grazie e complimenti. Grazie a voi. E... è stata una bella avventura, anche, sì, questa della Madonnina sulla Cimatosa. Esatto, okay. Anche per noi e per tutto quello che abbiamo voluto dire e dare con questa salita. Benissimo, grazie, ci fermiamo per qualche istante, di nuovo tra poco con altri ospiti, rimanete con noi. Un SMS anonimo, un errore? No, l'inizio di un incubo. Uccidi anche me, Michele Cremonini Bianchi, l'autore, che è venuto oggi a trovarci. Non è la prima volta che sei qua nel nostro salotto, benvenuto innanzitutto. Grazie, buongiorno. Oggi non come attore, ma come autore. Ma come autore. È la mia autentica vocazione poi alla fine. E allora, raccontaci qualcosa di questo Uccidi anche me. È un thriller psicologico ambientato tra Cremona e Sospiro, con una parentesi egiziana, perché io l'Egitto lo devo infilare sempre dappertutto. Perché questo amore per l'Egitto? È una passione, sai, quando ti nascono da bambino. E il mio idolo è sempre stato Anubi, il signore dei misteri, e quindi da qui poi Anubis Quo, infatti, compagnia teatrale. E quindi, vabbè, io qualcosa di geroglifico, qualcosa di egizio, possibilmente antico, ce lo devo sempre mettere. È un thriller, come dicevo, però non all'americana, non di quelli con ammazzamenti dappertutto, con gente che si lancia dagli elicotteri. È un thriller dove il filo della tensione scorre lento ma costante e dove tutto resta sempre un po' sfumato, perché ambientandosi qui da noi, terra di nebbia. Esatto. C'è sempre un po' uno scontornamento che... Quindi un po' un thriller psicologico. Sì, anche, sì, esatto. No? Che coinvolge. Protagonista chi è? Protagonista, siccome tutto resta un po' sfumato, anche lui rimane sfumato, tant'è che ha un nome ma non ce lo dice. Per tutti lui è X. Il protagonista si chiama semplicemente X. E è uno scrittore, anzi meglio un ghostwriter, vale dire uno scrittore fantasma, letteralmente. E si trova a suo malgrado, lui non è un eroe, tantomeno un supereroe, si trova a suo malgrado al centro di una serie di piccole cose che gli fanno capire che è nel mirino di qualcuno, ecco perché è il mirino sulla copertina. E parte tutto da questo SMS anonimo, che lui non capisce nemmeno se sia destinato a lui oppure no. O se ci sia stato un errore. Lui, un po' per scherzo, un po' per vedere come possa andare a finire, risponde, e da lì parte una catena di eventi che finiranno sempre per trascinarlo sempre più giù in questo vortice, tanto che a un certo punto ci sarà un omicidio. Lui, non essendo un supereroe, fa quello che faremo tutti noi, si rivolge alla polizia. Scopre che, ahimè, persino l'ispettore di polizia potrebbe essere implicato nei fatti che gli accadono. E quindi tenta una fuga, tenta di proteggere i suoi collaboratori. Però il killer è micidiale, anche perché, oltretutto, ha una piccola singolarità, ovvero lui manda i suoi messaggi attraverso citazioni da canzoni di Ivano Fossati. E anche questo diventa inquietante a un certo punto, perché non si capisce fino a che punto quale sia la chiave di lettura di questi messaggi, e in buona sostanza arriveremo poi al duello finale, dove chiaramente non si può svelare. C'è già intrigato abbastanza finire. Comunque devo dire, senti, un libro che è appena stato dato alle stampe, c'è stata una prima presentazione, esatto, a Mantova, anche perché è stato l'editore è Mantovano, il Rio Edizioni. Si tratta di due ragazzi giovani con tanta voglia di fare, tanto entusiasmo, ed era proprio ciò di cui avevo bisogno, quindi non un semplice rapporto cliente-fornitore,
ma un rapporto umano dove si possa crescere entrambi in, affrontando insieme questa avventura. E se per il libro in generale devo ringraziare Marinella Pavanello, mia moglie e socia, che mi è sempre al fianco e mi sostiene sempre e comunque. Per quanto riguarda la questione dell'editore, ci tengo a ringraziare chi mi ha fatto da assistente in questo caso, ovvero Marianna, la quale si è armata di un macete ed è entrata nella giungla degli editori. Le ho dato un incarico, trovami il migliore editore che possa esserci sulla piazza per quello che posso valere io, insomma. E lei ha preso appunto questo macete, è entrata nella giungla e ha trovato la soluzione. Rio Edizioni. Adesso il libro è già disponibile nelle librerie? Il libro è disponibile nelle librerie, e si trova su Amazon, su insomma anche sui siti internet, e quindi vabbè, è lanciato. È lanciato, ma a Cremona? Lo lancerete anche a Cremona? Sì, sì, lo lanceremo anche a Cremona. Appunto, stiamo valutando adesso dove fare la presentazione istituzionale. Ci sono diverse possibilità, stiamo cercando la migliore. Diciamo che vi faremo sapere certamente quando sarà. Senti, Copertina, un vicolo dietro il Duomo di Cremona. Via Porta Marzia, sì, che è un angolo di Cremona che tutti conoscono. Certo. E che a mio giudizio è un angolo che ha un fascino. Ma c'entra quindi con lo sviluppo della trama? Non c'entra direttamente, ma vuole essere un po' il simbolo di Cremona. Questo vicolo che sembra un po' fuori dal tempo, te lo immagini anche con la nebbia. Noi abbiamo fatto la foto d'estate per ragione, la foto di Marinella Pavanello. L'abbiamo fatta d'estate per ragioni pratiche, però te lo immagini di notte con la nebbia ed è esattamente l'atmosfera che si ritaglia in certe parti del libro. Cortile Federico II anche. Quindi ci si può ritrovare anche una Cremona, quella che noi amiamo, sì, un po' dell'inverno, pubblici, dell'autunno padano, diciamo. Assolutamente così. Sì, assolutamente. Senti, la domanda è d'obbligo, e con Sicario come va? Visto Sicario, che l'ultima volta che ci siamo incontrati eravate proprio qui per presentare Sicario, che poi è andato in onda proprio sulla nostra emittente, che esatto. Riscontri avete avuto? Ma i riscontri sono stati positivi, tanto che la voglia è chiaramente quella di proseguire con il seguito della serie. Antonio Capra si sta dando, il regista e nonché autore del testo, sceneggiatore, si sta dando un grande affare per cercare le sponde che diventano necessarie per girare un film. Sponda tradotto significa sponsor, significa soldi, perché alla fine si riduce sempre a questioni meramente economiche. Però abbiamo fiducia che questo secondo episodio potrà nascere. So che Antonio la sceneggiatura ce l'ha già in testa, l'ha già trasferita su carta, e quindi Sicario è là, lui non esce di casa, quindi è là che aspetta che gli dicano è il momento di tornare. Senti, ma anche tu però hai già sceneggiato anche tu un film, ricordiamo Tempo scaduto. Quindi scrittore, quindi attore. Adesso i tuoi prossimi obiettivi, verso che strada stai andando? Quale di queste tre ecco, proseguirà? Diciamo che quella di attore è una carriera che non mi appartiene, non sono io l'attore di casa, è Marinella, non si discute. Io spingo di più a questo punto spingo di più sulla scrittura. Sto continuando a scrivere copioni teatrali, però il romanzo ha sempre un fascino tutto questo suo. Questo è il tuo primo? È il secondo, in realtà. È il secondo e sto già cominciando a pensare al terzo, perché comunque appunto la prospettiva è quello di spingere sempre di più su questo. Il primo ha avuto un ottimo riscontro, sia di vendita che di gradimento, e quindi questo ti incoraggia a pensare che insomma il tuo futuro, che poi scrivere è la cosa che so fare meglio alla fin fine, che il tuo futuro sia su quella strada, per quanto Svanni. Ci sia nebbia, però su no, mi incuriosiva molto anche questo. Tu vuoi scrivere un libro, no? No, vuoi no, leggerlo? No. Noi no, leggiamo, noi siamo dei buoni lettori, no, e mi sa che sono più rari i lettori degli scrittori ultimamente. Sì, esatto, c'è più gente che scrive di quella che aiuto. Quella che legge. Quindi no, siamo una buona categoria. Mi incuriosiva molto questo riferimento a Ivano Fossati, divertente, sì. Originale, cioè? Ivano Fossati è un altro dei miei pallini, secondo me è stato, perché al momento è un po' fermo, però è stato colui che da un punto di vista testuale in Italia, secondo me, è stato capace veramente con le parole di inventare dei mondi.
ed è un po' come quello che vorrei essere io da grande, insomma, riuscire a racchiudere un mondo in una frase. E quindi mi intrigava questo fatto. Se voi andate a leggere i testi di Ivano Fossati, trovate veramente riferimenti per qualunque cosa. E così ci sono parecchie citazioni dai suoi testi che veicolano messaggi che... Ma sono citazioni esplicite o uno le deve cogliere? Le citazioni sono esplicite perché sono testuali. Quello che deve cogliere è il messaggio che questa citazione porta, perché naturalmente, ribadisco ancora questo concetto, essendo tutto un po' sfumato, è lasciato molto tra le righe il messaggio che... Ce n'è una, possiamo trovarne una così al volo. Vediamo, ne troviamo una al non volo. Non è facile, ce ne sono parecchie in giro comunque. Comunque diciamo che vanno a toccare alcuni dei grandi successi, ma forse non solo successi, perché naturalmente ci sono anche tante canzoni diciamo un po' meno conosciute, un po' più intimiste, esatto. Quindi insomma bisogna coglierle. Beh, guarda, una che in molti dovrebbero poter riconoscere è questa: sarà che l'anima della gente funziona dappertutto come qui? La mia sarà che l'anima della gente non ha imparato a dire ancora un solo sì. Sarà la musica che gira intorno, quella che non ha futuro, punto. Cosa vuol dire il killer con questa frase? Non lo so, bisogna leggere tutto quello che c'è prima e capire che cosa possa avere in mente. Ricordo una bellissima versione cantata, forse proprio al termine del concerto, fatto qui al Ponchielli, da Fossati, un po' di anni fa. Al Ponchielli, infatti io ho i CD della registrazione fatti durante quella serata e sì, veramente magico tutto. Bene, ci fa piacere anche questa citazione, questi riferimenti musicali. E allora, Michele Cremonini Bianchi, uccidi anche me. Che non è un invito, volevo proprio dire, però è la questo. Frase che tanti mariti vorrebbero sentirsi dire dalla propria moglie, e quindi chissà, potrebbe essere di ispirazione. Grazie per essere stato ospite di Ore 12, in bocca grazie al lupo naturalmente. Ti aspettiamo per sapere quando sarà la presentazione. Ma certamente. Ci dobbiamo fermare qualche istante, poi ancora ospite. E allora, vedete il Torrazzo, siete su Ore 12, ma Luca Zava ce l'ha fatta, veramente, su e giù dal Torrazzo, 82 volte. Benvenuto e complimenti. Grazie Cristina, grazie. Allora, com'è andata? Perché io sono andata a spiare durante la giornata, durante la serata, poi per vedere appunto se effettivamente andavi su e giù dal Torrazzo. Anzi, qualcuno poi chiedeva, ma arriva veramente fino in cima? Oppure magari si ferma prima? Però ci sono a testimoniare tutte le persone che sono salite con te. Sì, certo. E poi ci sono anche le telecamere che attestano, perché c'è questo custode. Voglio sempre ringraziare, ci tengo a ringraziare Andrea, questo ragazzo che fa il custode al Torrazzo insieme a Francesco, che sabato sono rimasti lì ben oltre l'orario certo, che avevano, per cui voglio ringraziarli davvero sentitamente. E sì, dopo è stato bellissimo perché sono venute tantissime persone e sin dalla mattina, dalle 7:20 quando siamo partiti, c'erano già dei ragazzi, dei miei amici, ma anche dei passanti, perché anche gli stessi ambulanti del mercato che erano tutti incuriositi di questa cosa, per cui è stato bellissimo iniziare già con le prime... Allora, le immagini che stiamo vedendo qua sono del mattino, eravamo ancora belli freschi, sì, sorridenti. Sì, qui sono proprio le prime salite. Le prime salite. E infatti sì, eravamo tutti belli freschi, anche se a dispetto delle tante volte, delle 82 volte su e giù, la fatica non è stata proprio devastante. È stata una fatica che è arrivata dopo 7-8 ore, e però dopo è rimasta costante, una fatica costante, non una fatica devastante. Tu vuoi dire che per le prime 7-8 ore sei andato su in scioltezza, sì. Ma hanno detto che ci mettevi circa 4 minuti a salire, no, 5 circa, minuti a salire, sì, e 4 a scendere. Sì, quindi dai 9 minuti, 9 minuti e mezzo tra salita e discesa. Queste le prime, nelle ultime sì. Quanto nelle ci ultime mettevi? Nelle ultime 11, circa 11 minuti, non però, è cambiato quindi tanto. Quindi non è cambiato situazione. Tanto. Anche perché, ripeto, la gente che era lì, che ci accompagnava, che appunto veniva su con me, ti dava molta forza, perché queste cose qui così lunghe, alla fine abbiamo fatto 16 ore, perché abbiamo finito alle 23:30, quasi 16 ore, il fatto che una persona venga su con te, che ti dica una parola, una battuta, ti aiuta tantissimo,
perché la mente aiuta molto a fare queste cose lunghe, queste cose impegnative. Per cui sì, sì, è stato bellissimo, faticoso. Quindi, ma bellissimo. Allora, abbiamo visto anche Simone Pegorini un attimo fa inquadrato, che è salito con te, con il suo piccolo Giulio. Sì, con Giulio. Il grande Giulio. Grande Giulio, un bambino spettacolare, con due occhi meravigliosi e una vivacità spettacolare. E siete saliti insieme? Sì, saliti insieme, non stavo nella pelle, continuava avanti e indietro, avanti e indietro, ed è arrivato su molto prima di me. Addirittura? Molto, sì, sì, è stato bravissimo. E poi anche gli altri bambini, perché alla fine questi ragazzi qua di Accendi il Buio sono rimasti tutto le 16 ore alternandosi, sia i genitori che sono stati bravissimi nell'accompagnarci, nel chiederci cosa volevamo, a me, a Federico, a tutta la gente che saliva, e poi questi bambini, queste presenze di questi bambini che sono spettacolari, sono meravigliosi. Infatti io ho proprio una bella gioia dentro per aver fatto questa cosa e aver incontrato questa associazione, proprio anche bellissima. Perché effettivamente con il richiamo della tua salita al Torrazzo moltissime persone arrivavano proprio alla bancarella per informarsi, per avere informazioni. Tantissime, ho visto che tanta gente appunto è venuta e ha affetto. Tra l'altro so già l'entità del ricavato che abbiamo avuto, infatti ci siamo sentiti ieri con la Simona e Malva e praticamente abbiamo ricavato 2100 euro e io ero qui anche apposta, colgo l'occasione che se qualcuno fosse intenzionato ancora di dare qualcosa, nel senso, ben venga, perché appunto c'è bisogno, perché loro hanno bisogno di questi soldini. Perché nel caso questi fai soldini. Ancora due o tre su, certo, certo, posso andare anche immediatamente. Poi con questa maglia posso andare ovunque. Già, con la maglia adesso, del mio Torino ha vinto e allora sei ancora più lanciato. No, infatti sono state due giornate meravigliose, la giornata di sabato e la giornata di domenica in cui il Torino ha vinto con la Roma. Senti, ma come ti sei, alla fine come ti sei preparato? La preparazione fisica comunque ovviamente è stata, ha avuto il, no, infatti, il risposto che ti aspettavi? Sì, sì, è stato bello, è stato sorprendente, appunto, ripeto, come ho detto all'inizio, il fatto che dopo 6-7 ore pensavo di raggiungere la fatica e invece no, invece è rimasta questa fatica cioè regolare, siamo andati avanti fino alla fine senza soffrire proprio tantissimo ed avere, perché il pericolo è quello di arrivare alla 10ª, 11ª ora e dire basta, mi fermo, sono stanco, non ce la faccio più. Allora invece, io sono venuta a curiosare, sì, no? Sì, durante la serata sono venuta a salutare, anzi c'è una foto che testimonia che ho scattato proprio io, dunque qui eri alla 67esima salita, quindi 67esimo passaggio, certo. E, ma come hai fatto ad alimentarti? Sì, cosa... l'alimentazione era fatta di barrette energetiche, tra l'altro regalateci dalla Rivoltini, che è una ragazza, è una, un genitore di un bambino autistico. E barrette e poi dei carbogel, che sono dei carboidrati liquidi che tu assumi e vanno subito in circolo e ti aiutano ad avere energia, forza per appunto andare avanti così tante ore. Per e poi riuscire, bibite, certo. Coca-Cola, tutte le bibite adesso al mondo. Non facciamo pubblicità. No, è vero, però, è vero, non facciamo pubblicità. Luca. Però insomma, quindi alimentandoti costantemente, tu tra una salita e l'altra ti fermavi qualche minuto? Sì, qualche minuto, magari magari una foto con mettevi qualche bambino. Mettevi la tua X, sì, la mia X che era importantissima. Qualche foto? Sì, sì. Anche se la X la mettevo, ma non guardavo mai il numero. E che era, perché è fondamentale su queste cose così lunghe non guardare mai quanto manca, quanto hai fatto, perché sennò la mente si stanca. Dopo mettevamo le croci e salivamo. Salivate? Sì. E il tuo amico sì, di Federico salite? Federico è stato splendido, ma lo sapevo perché è stato un amico di tante avventure, tante corse, e sapevo che era in grado di fare questa cosa, anche perché lui ha 16 anni meno di me, e quindi, tengo a precisare. E questo, ascolta, ma c'era qualcuno che è salito con te, che si è spinto più su col Torrazzo? Sì, sì, tantissime. E ha fatto magari un po' tantissime di corse. Persone sono venute, tantissime ragazze cui io alleno sono venute ad accompagnarmi, chi 2, chi 3, chi 5, chi anche 10 volte. E poi ho visto anche con piacere l'assessore dello sport Platé, che è venuto a trovarmi, ha fatto estremamente piacere anche lui. Ma è salito con te? Sì, sì, è venuto su, anche su. Lui. Infatti però... gli ho fatto notare durante la salita che era dimagrito rispetto all'anno scorso, infatti era tutto contento. E poi nel pomeriggio è venuto a trovarmi ancora con la sua bambina, a trovarcela ancora, per cui no, è stata proprio una gioia. È stata una bella esperienza. Sì, voglio ringraziare anche l'Eleonora Busi, che è una vostra, certo, una vostra collega, che è venuta anche lei a trovarci e è stata lì un quarto d'ora a dire due parole per attirare un po' la gente, per incentivare appunto questa cosa per l'associazione. E adesso la prossima impresa? La prossima impresa spero che appunto la Curia e il Comune si mettano d'accordo e ci concedano di fare proprio tutta la notte, la 24 ore. Sul Torrazzo? La 24 ore sul Torrazzo, sì. Perché di scalini non è ancora abbastanza. No, bisogna farlo. Va bene, allora in attesa della prossima impresa di Luca Zava, intanto tanti complimenti, grazie. Congratulazioni.
congratulazioni per aver portato a termine questa bellissima scommessa e fatto anche per un motivo benefico proprio per l'associazione Accendi il Buio. Grazie Luca. Grazie a voi. Giovanni, grazie. A te. Grazie. Per parlare di legalità, un evento che è stato presentato poco fa, un'ora fa, in conferenza stampa. Gli organizzatori sono già nei nostri studi per consentirci di saperne un po' di più. Si tratta di una iniziativa che ci riporta appunto alla legalità nell'ambito del progetto Gli Occhi sulla Città, che da un paio d'anni è presente sul territorio cremonese nell'ambito del Centro di Promozione della Legalità. Capofila di questa iniziativa l'Istituto Scolastico Toriani, che è un'iniziativa questa che coinvolge tante scuole, ma non solo. Allora ne parliamo con i professori della Toriani, Josita Bassani, Paolo Villa e Paola Gaudenzi. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Allora, intanto, due parole per capire un attimo come inquadrare l'evento. Intanto, bisogna sottolineare che anche il territorio di Cremona, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, certo non è un'isola felice, non è scevro da contaminazioni legate a infiltrazioni, legate alla criminalità organizzata, e naturalmente le scuole hanno costituito questa sorta di rete proprio per sensibilizzare e promuovere quella che è l'educazione alla legalità. Dico bene, professoressa? Sì, certo. Anche perché siamo assolutamente certi del fatto che la didattica e la formazione dei ragazzi sia fondamentale per sensibilizzare, per creare una consapevolezza rispetto alle tematiche della legalità che i ragazzi vivono quotidianamente, cioè calate proprio nella loro esperienza quotidiana. Il CPL quindi è una rete che vede come capofila il liceo classico Manin e tutta una rete organizzata di scuole che sono le scuole superiori di Cremona e della provincia, quindi del Casalasco e del Cremasco, insieme anche ad una serie di enti e di istituti comprensivi che collaborano alla costruzione di progetti che hanno proprio l'obiettivo di sensibilizzare i giovani alle problematiche che il territorio. E allora sono tante le scuole coinvolte, adesso non riusciamo magari a citarle tutte, però ci sono anche tanti altri enti, ovviamente dalla prefettura, forze dell'ordine, polizia municipale, agenzia delle entrate, i comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore, Libera, l'associazione Libera, e poi l'università cattolica, l'ufficio scolastico regionale, la consulta degli studenti e l'Arci di Cremona, insomma. Tutti insieme per questo centro di promozione della legalità e per questo progetto Gli Occhi sulla Città. Naturalmente il riferimento è alle mani sulla città, insomma il film del 1963 di Francesco Rosi, tra l'altro fa sempre bene ogni tanto rivederlo, allora noi ne abbiamo preparato un pezzettino che tutti quanti ricordiamo, possiamo mandarlo? Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito, ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E voi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là, quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas. Insomma, una spietata denuncia di quella che era la corruzione dell'epoca, di quella che era la speculazione edilizia. Leone d'oro al Festival del Cinema di Venezia nel 1963, Le mani sulla città di Francesco Rosi, sempre un documento, oltre che un film piacevolissimo, un documento di grande denuncia. Appunto, viene mutuato dal titolo Le mani sulla città, questo Gli occhi sulla città, perché è bene che anche i giovani mantengano, professor Villa,
gli occhi ben aperti su quello che li circonda. Sicuramente, infatti le nostre iniziative si pongono in quest'ottica. Noi l'anno scorso, parlo specificatamente della mia scuola, del Toriani, perché ogni istituto ovviamente organizza delle proprie iniziative, seppur tutte le scuole, sono 19, fanno parte di questa rete di collaborazione e di scambio reciproco. Noi l'anno scorso abbiamo organizzato molte iniziative, ad esempio per i problemi legati al cyberbullismo, i rischi che si hanno in una frequentazione non corretta del web, abbiamo invitato la polizia postale che è venuta a incontrare gli studenti delle prime. Abbiamo avuto un incontro con la Guardia di Finanza di Cremona, è venuto il capitano Ciunfrini che ha parlato dell'attività della Guardia di Finanza nel combattere l'evasione fiscale, il danno che procura l'evasione fiscale. Questo è molto importante secondo me per i ragazzi, rapportarsi anche con le forze dell'ordine in un'età in cui magari a 15-16 anni non capiscono esattamente bene il ruolo o perlomeno non li vedono come alleati, come amici, come persone che possono aiutare a risolvere dei problemi. Poi abbiamo fatto altre iniziative, un'iniziativa sulle regole, quelle dell'associazione creata da Gherardo Colombo, che si fa un incontro in collegamento con tanti cinema in tutta Italia e noi partecipiamo sempre a queste iniziative. È importantissima anche l'iniziativa che abbiamo fatto, lì eravamo tante scuole, il 21 marzo per la giornata organizzata da Libera di ricordo delle vittime della mafia. Abbiamo fatto preparare ai nostri ragazzi la storia delle vittime, non solo delle vittime più famose, ma anche, non so, dei poliziotti di scorta, perché è chiaro che si ricorda spesso Falcone e Borsellino, ma bisogna ricordare anche gli agenti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, i poliziotti che sono stati uccisi, e abbiamo fatto fare ai ragazzi una ricerca, una biografia, abbiamo fatto vedere i filmati in modo che loro capissero cosa hanno fatto queste persone. E insomma, senz'altro meritevole questa iniziativa proprio per verificare e aumentare la sensibilità anche fin dalle giovani generazioni nei confronti di temi purtroppo così ancora presenti in Italia. Sappiamo che nella classifica mondiale della corruzione purtroppo il nostro paese se la cava molto bene, da questo punto di vista. E allora, nell'ambito delle numerose iniziative organizzate, adesso è stato annunciato una pericena della legalità per mercoledì 28 settembre dalle 19 alle 21 in centro, proprio sotto al Torrazzo, in cortile Federico II. Ecco, professoressa Gaudenzi, che cosa ci sarà mercoledì? Allora, innanzitutto il luogo scelto è il cortile Federico II, anche grazie al patrocinio del Comune di Cremona, che ha dato piena collaborazione proprio alla realizzazione di questo evento. L'idea è proprio quello di creare un momento in cui proprio tutte le scuole si possano incontrare per raccontarsi un po' quello che è stato fatto e quello che si andrà a fare in merito proprio a questi percorsi di legalità. E faranno da cornice all'evento, alla cena e quindi a questo momento conviviale i lavori che ogni scuola raccoglierà e porterà come testimonianza proprio dei progetti realizzati dalle scuole. Un momento conviviale anche di confronto. È un momento conviviale di confronto e soprattutto per i nostri studenti è importante il momento in cui gli studenti incontrano le istituzioni e incontrano la cittadinanza e quindi possono davvero confrontarsi con la cittadinanza e raccontare quello che nelle scuole si fa ogni giorno. Tra l'altro anche quello che si mangerà durante questo apericena, sì, no? Sarà particolare. La scelta importante è proprio quella anche del cibo. I nostri fornitori sono Libera Terra con i beni prodotti dai territori confiscati alle mafie, Filiera Corta, quindi proprio un'attenzione particolare al cibo genuino che sappiamo proprio da dove arriva per sensibilizzare anche i ragazzi su un consumo consapevole. Anche perché già qualche tempo fa avevate fatto un'iniziativa legata appunto alle agromafie. È un progetto intitolato proprio Storie dal nostro piatto, le agromafie, che si è concluso l'anno scorso, che gettava la luce sul discorso proprio della criminalità organizzata per quanto riguarda il settore agroalimentare. Insomma, non è facile comunque portare avanti un progetto di questo genere, anche perché sappiamo quanto subdola possa essere, no? L'infiltrazione, certo, mafiosa, l'infiltrazione, certo, malavitosa, insomma, il malaffare purtroppo spesso è molto, molto forte. Ma io mi domando, se qualcuno, qualche cittadino cremonese o non,
dovesse passare in centro mercoledì dalle 19 e vede tutto questo ben di Dio con questo apericena, che fa? Può partecipare? Sì, tra l'altro ci tengo a precisare che l'allestimento proprio della cena è da parte del CR Forma, che è una delle scuole proprio che sono in rete con noi nel CPL. Noi abbiamo raccolto le adesioni delle scuole e ci siamo tenuti una parte di biglietti proprio per la cittadinanza, per coloro che volessero aderire e partecipare a questo evento. Quindi, insomma, dietro un piccolo contributo si può partecipare. Un contributo di 5 euro. E farsi questo bagno di legalità, diciamo così. Benissimo. Allora, grazie alla professoressa Paola Gadenzi, al professor Paolo Villa, alla professoressa Josita Bassani dell'Istituto Toriani di Cremona, nell'ambito di questo progetto Gli Occhi sulla Città del Centro di Promozione della Legalità di Cremona, che appunto porta avanti questa iniziativa già da diverso tempo, che coinvolge tante scuole di Cremona e provincia. Direi che dobbiamo chiudere la puntata, anche questa prima puntata della settimana, di questo lunedì 26 settembre. Anche Cristina è tornata, è scesa dai piani alti, dove lei è solita stazionare. Ci ha raggiunto in studio, quindi dobbiamo salutare i nostri telespettatori. E dare l'appuntamento naturalmente a domani con ore 12 con altri ospiti qui dal Salotto di Cremona 1. Grazie per averci seguito anche oggi, a domani. Ciao a tutti.